Firenze didatta 2024, siamo con due ricercatori in dire, Matteo Borries e Samuele Calzone. Perché abbiamo contattato, convocato loro due esperti di intelligenza artificiale generativa? In particolare vogliamo capire come relazionarci, come i docenti si devono relazionare con questa nuova tecnologia che sta ormai entrando nelle scuole, possiamo dirlo, a gamba tesa, e quanto è importante cogliere le parole giuste nel relazionarsi e nel trovare poi, nel cercare di appunto cogliere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Quali sono appunto le domande corrette che diamo a Matteo Borri da porre all'intelligenza artificiale? Sì, è proprio una bella domanda, perché è uno dei problemi fondamentali che gli insegnanti si trovano a affrontare, che rimane intrinseco nell'intelligenza artificiale di tipo generativo, come per esempio ChatGPT. Se tu poni una domanda in modo superficiale, semplice, non corretto da un punto di vista di contenuto, avrai una risposta ambigua. Importante per avere una risposta coerente, utile e ben formulata è saper porre domande corrette. E l'importanza di porre domande corrette all'intelligenza artificiale ha un presupposto: sviluppare il pensiero critico. Devi sapere, sia insegnante che studente, come funziona il sistema di intelligenza artificiale generativa per porre domande corrette e avere risposte corrette. Ieri facevamo una sperimentazione con un'intelligenza artificiale, era Platone l'intervistato, e se tu gli chiedi che cosa mangiava, Platone ti risponde giustamente: io mi occupo di filosofia, non farmi queste domande. Ma se tu gli chiedi al tuo tempo quali erano i piatti più diffusi, quali erano gli ingredienti, allora ti risponde. Devi saper fare la domanda e porla in maniera corretta. ChatGPT usa linguaggio naturale, ma ovviamente non intende tutti gli impliciti che chiediamo noi e che formuliamo. Quindi devi porre domande strutturate in un certo modo, e questa è un'arte, l'arte del domandare con l'intelligenza artificiale. Domande meglio lunghe, articolate, o poche parole chiave azzeccate? Poche parole chiave azzeccate ti danno già una risposta. Se articoli bene, spiegando bene, e considerando che più delle volte quello che chiedi viene tradotto in inglese, la risposta viene formulata in inglese e ritradotta in italiano, quindi gli inglesi non hanno molte secondarie come struttura linguistica, puoi anche fare una domanda lunga, ma andando sul di cui e nello specifico della domanda che poni. Non so, voglio avere delle informazioni riguardanti l'ambito scientifico, l'eccesso di caldo che ormai sta inondando la Terra. Allora chiedi: come è cambiata la temperatura media negli anni, spiegando perché, quali criteri, e magari gli chiedi anche di definire i criteri, cosa intendi per criteri. In più step o no, anche nella stessa. Anche nella stessa. Poi dipende dalle intelligenze artificiali che gestiscono più o meno caratteri nelle domande e nelle risposte. Allora, Matteo Borri, a proposito di parole chiave, ha utilizzato questa definizione pensiero critico. Ci rivolgiamo a Samuele Calzone. Il pensiero critico è un progetto in particolare di ricerca che state portando avanti con tantissime scuole. Ci puoi spiegare in cosa consiste? Sì, è un progetto che si chiama PAZ, Approccio Filosofico al Pensiero Critico, ormai va avanti da qualche anno. Abbiamo raggiunto quasi 1500 scuole. Si tratta di portare in classe una serie di esercizi di riflessione critica che hanno come obiettivo quello di eliminare due trappole che gli studenti, in generale l'essere umano, naturalmente ha nella sua testa, cioè da un lato quelli che si chiamano bias cognitivi, cioè errori di ragionamento. A volte noi da alcune premesse errate, fallaci, sbagliate, traduciamo delle conclusioni che ci spingono ad agire e quindi a comportarci in un modo scorretto. Dall'altro siamo spesso in balia di fake news, cioè di verità verosimili che ci possono colpire, alle quali siamo in alcuni casi inerti e quindi purtroppo produciamo degli errori. Dunque il progetto ci aiuta con una serie di esercizi trainati dalla filosofia a superare queste difficoltà. Quindi mi sembra di capire che nell'approcciarsi all'intelligenza artificiale generativa è fondamentale fare una sorta di filtro in maniera una procedura di filtro
che precede l'interazione con la macchina. Esattamente, quello che noi suggeriamo ai nostri studenti, agli insegnanti, è l'arte di domandare, concentrarsi sulle domande più che sulle risposte. Anzi, come diciamo spesso, la risposta è l'ultima parte, l'ultimo pezzettino di una grande domanda. E questo si può insegnare, Borri? Sì, si può insegnare, intanto perché ti rendi conto, anche usando l'intelligenza artificiale, delle risposte. Quindi una risposta vaga o un'intelligenza artificiale evoluta che ti dice non ha capito bene, riformula, già ti rendi conto che la domanda è sbagliata. Quindi possiamo dare come consiglio, esercitatevi, usate il pensiero critico e riflettete con logica e retorica prima di porre domande. Un ultimo consiglio, diciamo di carattere pratico. Esistono vari livelli di intelligenza artificiale. Conviene iniziare con quello base, cosiddetto free, oppure anche esercitarsi con quelli un po' più evoluti? Beh, quelli più evoluti hanno la possibilità di raggiungere molte più relazioni e connessioni, quindi sicuramente ha un rapporto maggiore. Danno risposte forse anche più convincenti. Più ampie, hanno più dati a disposizione, quindi sicuramente quello è un livello interessante da utilizzare. Però quale può essere l'effetto, diciamo, il rischio? Se io mi approccio con un'intelligenza evoluta? Esattamente, il rischio che noi portiamo, tra l'altro, in analisi nei nostri incontri è di non affidarsi allo strumento, non affidarsi alla tecnologia di sé, ma utilizzarla sempre con un atteggiamento critico e quindi, in un certo senso, porre l'intelligenza artificiale o qualsiasi altro strumento tecnologico al vaglio della ragione. Per concludere, mi sembra di capire che uno studente, così, non si può improvvisare nell'utilizzare l'intelligenza artificiale. Allora, l'intelligenza artificiale è un supporto valido per l'insegnante, ma se tu chiedi a Platone cosa pensa di Parmenide, un'intelligenza artificiale ti risponderà che era un filosofo presocratico. Presocratico è un termine coniato nel XVII secolo. Platone non può saperlo. Devi aver bisogno di un'intelligenza artificiale che sia tarata ad usare i termini magari dell'interlocutore. Come quella che abbiamo noi. Come quella che abbiamo noi. L'intelligenza che si chiama Platone. Quindi il rischio è che lo studente prenda le risposte di intelligenza artificiale e le prenda per buone. Di suo, deve avere uno strumento che sia stato tarato appositamente per gli studenti. Serve. O un docente che lo affianchi. Benissimo, Borri e Calzone, contributi interessanti qui a Didacta 2024. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima edizione di questa manifestazione sempre più partecipata.